Grazie, ma siamo arrivati al gran finale di questa infilata di delibere ex legge 106, perché se la prima era problematica 1 e se la seconda era problematica 10, questa è problematica 100, è quella sicuramente più problematica delle tre, per i motivi che andrò brevemente a esporre. Intanto perché la legge 106 del decreto sviluppo prevede che questi interventi vengano fatti per la riqualificazione di edifici abbandonati, in disuso, non più fruibili, e qui siamo in presenza di una fabbrica che è attualmente in uso, siamo entrati anche a fare il sopralluogo, c'era dentro la gente che lavorava e i mezzi che andavano e venivano, portavano prodotti, quindi non si capisce dove sia l'abbandono e il degrado da riqualificare. Sicuramente si tratta di un isolato frastagliato, come tanti ne abbiamo in città, con edifici bassi, con piccole fabbriche, con qualche piccola casa, eccetera. Però non si vede nessun tipo di stato di abbandono, di degrado, per cui si dovrebbe fare un intervento. E tanto più è difficile capire quale sia il pubblico interesse, dato che l'unica attrezzatura di pubblico interesse sostanzialmente sarà un'altalena o due giochi per bimbi messi in un angolino di quest'area su un'aiuola, quando oltretutto abbiamo da una parte a due isolati, dall'altra parte c'è il parco della tesoriera. Dall'altra parte invece verso Corso Peschiera e via Porta Strada c'è sempre un isolato, il parco della ex Catamianto, giardino realizzato di recente, vittime di Beslan, bambini vittime di Beslan, con ampio spazio verde, giochi eccetera, quindi non c'è assolutamente nessuna necessità di una ulteriore altalena esattamente in quel punto lì, e quindi chiaramente l'interesse pubblico in questo caso è totalmente assente. Dopodiché stiamo parlando di un intervento che anche per dimensione è molto diverso dai precedenti, perché nel caso precedente parlavamo di 900 metri quadri di struttura di vendita, quindi stile discount, qui parliamo di 2400, cioè che è appena sotto la soglia dell'ipermercato, forse 2005 sarebbe ipermercato a pieno diritto, quindi di fatto sostanzialmente siamo lì, e quindi anche qui abbiamo il problema dell'impatto commerciale su una struttura, una zona che comunque ha ancora dei negozi, su Corso Francia, su Corso Montecucco, ha qualche piccolo supermercato, e ovviamente qui si parla sempre di posti di lavoro che portano questi interventi di grandi centri commerciali, ma bisognerebbe andare a vedere quanti posti di lavoro vengono tolti, perché per ogni ipermercato, supermercato che apre ci saranno magari dei nuovi posti precari da cassiere, da cassiera, per alcune persone, però si perderanno i posti magari anche meglio trattati di lavoro autonomo dei commercianti precedenti, dei negozi vicini, di chi deve chiudere o cacciare magari qualche dipendente in tutti i locali e i negozi della zona. Per cui alla fine io non sono affatto convinto che il saldo di posti di lavoro sia positivo per la città di Torino ogni volta che si fanno questi interventi, e questo perlomeno andrebbe dimostrato senza venire ogni volta a dire che creiamo posti di lavoro. E quindi c'è anche un problema di programmazione commerciale, in quanto questa è la prima volta che andiamo a mettere una superficie di vendita di così grande dimensione, non su una strada di scorrimento, su un corso, su un viale, ma nell'interno di una zona residenziale, sulle vie interne che non sono state pensate per sostenere il traffico generato da un centro commerciale di queste dimensioni. Addirittura due delle quattro vie che sono intorno, una è un passaggio privato che dà sui cortili delle case di Corso Montecucco con le mutande stese, i panni eccetera, cioè, dove non è mai passato nessuno, e un'altra è una strada di risulta che non è neanche tanto larga quanto le nostre strade residenziali normali, è una strada in cui passa una macchina e forse ci sta il pedone con un piccolo marciapiede di fianco se glielo costruiamo, perché al momento non c'è neanche il marciapiede, per cui su questa strada arriverebbe una delle uscite del parcheggio del centro commerciale. Quindi francamente ci si chiede anche come farà la zona a sopportare il traffico. Io tra l'altro è una zona che conosco perché sono nato e ho vissuto lì per i primi 15 anni della mia vita, e già da sempre gli incroci su Corso Montecucco di via Sant'Antonino è un incrocio pericoloso. Non so se forse ci metteremo un semaforo, ma comunque ci sarà sicuramente anche un problema di gestione del traffico, magari risolubile, però intanto ci sarà. E non si capisce dal punto di vista della pianificazione urbanistica di una città che senso abbia andare a mettere ipermercati all'interno, nelle vie interne dei quartieri, nelle viuzze. E quindi questo è un ulteriore problema che non è stato affrontato e non è stato risolto né dal punto di vista trasportistico né dal punto di vista commerciale. Infine però vorrei far notare una cosa che forse il Consiglio Comunale non ha tanto osservato, perché è un po' nelle pieghe della delibera, cioè che oltre a autorizzare questo ipermercato da 2400 metri quadri in via Sant'Ambrogio e via Sant'Antonino, noi proviamo anche di trasferire altri 4400 metri quadri di superficie costruibile. E dove andiamo a mettere? Andiamo a mettere in corso Brunelleschi, angolo via Barbonecchia, su un prato. Non so, credo che il capogruppo Paolino, che è stato presidente della terza circoscrizione, conosca il prato che sta davanti al mercato di corso Brunelleschi, sostanzialmente, che è sostanzialmente l'unico angolo di prato rimasto in tutto il quartiere Pozzo Strada, che originariamente fino agli anni 60 era una distesa di prati, a parte poche case lungo l'asse di Corso Francia. Tra tutti i posti dove possiamo andare a costruire, tra l'altro, un ulteriore ipermercato, perché anche lì si parla di altri 2400 metri quadri di superficie di vendita, non dobbiamo mettere su un prato davanti al mercato di Corso Brunelleschi. Quindi possiamo immaginare l'impatto che avrà sul mercato
fatto ricorso a Brunelleschi, e quindi anche qui mi chiedo se tutte le promesse politiche di rilancio dei mercati sono vere, perché chiaramente continuando a costruire supermercati e ipermercati davanti ai mercati, non si capisce i mercati come facciano a sopravvivere. E poi andiamo alla faccia di tutte le affermazioni contro il consumo di suolo a concentrare l'edificazione sul prato. E quindi, dato che tra l'altro tecnicamente si tratta di un ambito del piano regolatore che ha anche altre parti, per cui non c'è solo il prato, ci sono magari altri edifici anche ex industriali, magari quelli veramente meriterebbero una riqualificazione, forse sarebbe più utile metterla lì. Invece, se voi prendete la delibera, leggete il punto 3, è vero che ci viene detto che in futuro dovremo esaminare l'ulteriore provvedimento di deroga per concedere il permesso di costruire questa roba in Corso Brunelleschi, però ci viene scritto che fin d'ora decidiamo che quella roba lì è una riqualificazione. Cioè c'è scritto che il Consiglio Comunale decide che prendere un prato e costruirci un supermercato è una riqualificazione del prato, non capisco in che senso, che va nel pubblico interesse. Allora, a me questa sembra totalmente una follia, per cui se proprio volete fare il supermercato via Sant'Ambrogio, noi siamo contrari, ma fatelo, ma almeno evitiamo di vincolare noi e magari il prossimo Consiglio Comunale o magari tra qualche anno sul destino di quel prato. Per cui noi abbiamo concentrato la nostra attività emendativa su quel punto lì, abbiamo presentato un emendamento che fa una cosa molto semplice, elimina un pezzo del terzo punto dell'impegnativa dicendo che questo trasferimento di superficie commerciale verrà valutato in seguito come giusto che sia, però non ci impegniamo fin d'ora a dire che quella roba lì va nel pubblico interesse, perché francamente come si faccia a sostenere che costruire un supermercato sul prato sia nel pubblico interesse? Io francamente non riesco a capirlo. E in più c'è un'alternativa, ma anche in complemento, come preferite, una mozione di accompagnamento che chiede nella ulteriore futura sistemazione dei progetti di quell'ambito di Corso Brunelleschi di concentrare l'edificazione sulle parti già costruite, quindi sugli edifici che già esistono, sul terreno già compromesso e non sul prato, quindi tutelando quello che rimane di questo prato. Quindi speriamo che almeno su questa parte qui ci possa essere uno scatto d'orgoglio e di attenzione del Consiglio Comunale, evitando di comprometterci già, diciamo, due al prezzo di uno, due ipermercati al prezzo di una sola delibera. Grazie.